Gli editori del Principe Ferry stanno già pianificando un secondo blockbuster reale il prossimo anno con l'uscita delle memorie di sua moglie Meghan. È stato affermato ieri. Una fonte senior del settore afferma che i capi della Penguin Random House sono rimasti così sbalorditi dal successo travolgente del libro di Ferris perché il caldo è acceso per affrettare la stampa della sua versione degli eventi. La nuova corsa all'incasso arriva solo 24 ore dopo che Ferry ha affermato in una nuova intervista nel Regno Unito di aver tagliato molte altre bombe dal suo manoscritto, dicendo che il suo esplosivo libro di memorie di 400 pagine era originariamente di 800 pagine e avrebbe potuto essere due libri. Sia il duca che la duchessa del Sussex hanno firmato un contratto di 4 libri con il gigante dell'editoria per un anticipo di 20 milioni di dollari. Ma quella somma è stata sminuita da una valanga di vendite mondiali per Spare, con un record di 1,4 milioni di copie acquistate il giorno dell'uscita la scorsa settimana. Ora, con stime secondo le quali la coppia potrebbe alla fine ricevere oltre 100 milioni di sterline in royalties globali per il libro di memorie di Ferry, la fonte ha rivelato. È stato istantaneo. Il successo fenomenale ha colto tutti di sorpresa. Nessuno si aspettava dati di vendita come quelli che stiamo vedendo. Ferry potrebbe facilmente superare le vendite di libri combinate degli Obama, gli attuali autori di bestseller congiunti della compagnia. Ecco perché c'è molto da fare per pubblicare la versione degli eventi di Meghan, sia con la famiglia reale che con i membri della sua famiglia in America il prima possibile, idealmente all'inizio del prossimo anno per aumentare le vendite quando la domanda di Spare rallenta. Oltre alle loro memorie individuali, si dice che Ferry e Meghan stiano lavorando insieme a un libro su leadership e filantropia, mentre lei sta anche lavorando a un progetto di benessere. Ma la fonte ha detto, dato il successo di Spare, il libro di memorie di Meghan è ora la massima priorità mentre tutto il resto viene sospeso. Dopo aver visto le vendite di Ferry, sono convinti che la storia di Meghan nelle sue stesse parole possa vendere ancora di più, specialmente negli Stati Uniti.